Vai, ci siamo. Qui, ok. Allora, siamo con i ragazzi di Calcio Piccolo United Villa Elsa. Avete appena giocato una partita, direi discretamente importante, di quelle che si ricordano contro la terza in classifica, che è Drink Team, una squadra che quasi tutti indicano come la favorita o comunque tra le favorite per la vittoria finale. E lascio a voi, raccontatemi com'è andata. Partita è andata che siamo andati subito in vantaggio di 2 gol e questo ci ha portato automaticamente a metterci bene in fase difensiva, a coprire bene la fase difensiva e a ripartire sui loro errori. E infatti siamo riusciti poi dopo, attraverso le ripartenze, a andare sopra di 4 gol, comunque creare sempre una superiorità di punteggio che non ci facesse andare magari a -1 dal pareggio. E infatti siamo andati su 4-0, poi dopo c'è stato un gol loro 4-1, abbiamo finito il primo tempo e dopo siamo riusciti ad andare su 5-1, 5-2, poi insomma la partita è finita 7-2 e diciamo che siamo stati molto bravi in questa partita come anche nelle altre a chiuderci bene, a fare molto bene la fase difensiva e a sfruttare benissimo le ripartenze. Infatti i primi 4 gol sono stati 4 gol su 4 tiri, non ci sono stati errori. Poi il resto magari verso fine partita si fa sentire la stanchezza, quindi magari ci siamo mangiati qualche gol davanti al portiere, però comunque abbiamo giocato bene sia in fase difensiva che sulle ripartenze, abbiamo sfruttato bene. Ok, bene. Comunque anche Leo, il nostro portiere, ha parato. Ha fatto dei Insomma, grandi anche loro interventi. hanno avuto le loro Sì, occasioni, cioè a dire la verità. eravamo chiusi, loro hanno tirato Perché quasi sempre giocano da fuori area e il Sì, portiere quando era lasciavamo fuori quei area. piccoli spazi, loro comunque hanno saputo sfruttarli. Noi per fortuna avevamo un gran portiere che ci ha salvato in diverse situazioni. Bene. Qualcuno diciamo che si sorprenderebbe della vostra tenuta difensiva. Qualcuno che non vi ha guardati bene giocare negli ultimi mesi, perché comunque è solo un anno che avete iniziato a fare comunque tornei, quindi siete diciamo ancora dei neofiti, no? 12 mesi non sono così tanti. E invece avete una quadratura difensiva veramente importante, siete la miglior difesa per distacco di questo inizio torneo, avete preso 6 gol in 6 partite, che è una media pazzesca. Come fate? Qual è stato il segreto della vostra crescita? Io di nuovo. No, vabbè, ci conosciamo tutti dietro, cioè c'è fiducia l'uno nell'altro, quindi sappiamo che comunque facendo un certo movimento sai che comunque c'è il compagno che dietro tira la copertura, quindi sei anche più tranquillo andare a uscire sull'uomo oppure scalare sull'altro, cioè riusciamo bene Comunque poi rispetto all'anno scorso, soprattutto all'inizio, che siccome il nostro portiere voleva giocare punta, abbiamo difficoltà in porta e comunque poi quando ha iniziato lui a giocare in porta e quest'anno da quando c'è Sasso abbiamo anche insomma, una sicurezza dietro importante. Sappiamo che comunque nei momenti in cui magari non riusciamo a difendere bene, se tirano però o c'è siamo lui o c'è comunque coperti. Leo e siamo abbastanza coperti. Quindi diciamo è una bella sicurezza per noi. Siamo dei responsabilizzati da errori che comunque ci possono stare in una partita di calcio, perché comunque prendi 30-40 Normale, azioni, sì. quindi è Sì, vero che ci giochi sta. più con mentalità libera. No, fa tanto avere il portiere fuori. Allora, quindi possiamo dire, diciamo, che il portiere beneficia sicuramente di una fase difensiva importante, perché comunque riuscite a limitare molto i tiri pericolosi, tante volte li fate tirare dalla distanza, come avete detto anche voi, e voi beneficiate comunque di avere dei grandi portieri in rosa, quindi questo vi aiuta. Torniamo un attimo alla partita di stasera. Drink Team sono una squadra, anche se molti la conoscono già, perché comunque tanti giocatori hanno fatto la FIGC, sono anche giocatori con un nome importante, sono una squadra nuova. Che idea vi siete fatti di loro a vederli anche, diciamo, stasera in campo? Si vede che giocano bene, che si conoscono da tanto tempo soprattutto. Poi comunque visto che giocano molto col 2-2 a girare, che è un modo diverso rispetto ai modi di giocare che ho visto qua solitamente alle Pinete. Vuol dire per saper giocare in quel modo, vuol Che dire che sei ti conosci da esperto. tanto, che giochi calcetto da tanto. Infatti si è visto, cioè, le Sanno loro occasioni le hanno avute, poi è quello che vero. devono fare durante la partita, ti fanno correre, girano palla. Oggi ci hanno fatto correre tanto. No, quello è Sì, vero. ha girato come trotte. Non è, cioè, il risultato è un po' bugiardo, insomma, perché le loro occasioni l'hanno Sì, ripeto, siamo stati bravi noi Sì, sugli però errori, sui almeno. piccoli errori loro a
a sfruttarle bene. Comunque non è che abbiamo sfruttato solo errori, abbiamo creato anche noi le situazioni, però diciamo che loro non hanno sbagliato così tanto. Infatti il risultato è appunto un po' fasullo. Ok, bene. Siete primi in classifica, ve ne rendete conto o siete ancora un pochettino, non dico increduli, però diciamo che non vi siete ancora potuti godere questa situazione e non l'avete ancora analizzata bene? Diciamo che per ora siamo primi, poi guardiamo come va, cioè nel senso siamo primi, però alla fine siamo primi a pari merito, cioè ora guardiamo come andrà la prossima partita, però per ora siamo primi a pari merito, quindi comunque non sei primo con un distacco che dici oh siamo primi, possiamo ripetere un attimo, comunque dobbiamo giocare ogni partita come se fosse la più importante e andare avanti fino a che non hai un pochino di certezza, allora devi cercare comunque di essere sempre concentrato su ogni partita. Poi tutto quello ce la prendiamo. Sì, quello senza dubbio. Però, ripeto, il campionato è ancora lungo, quindi... Se partite non sono tante, però neanche poche. Non sono neanche poche, sì. Comunque voi avete visto molte delle altre squadre, spesso venite a vedere le partite, immagino che guardiate anche qualche video ogni tanto su YouTube. E quindi ce l'avete un'idea di come sono le altre forze del campionato? Pensate di poter reggere a lungo in testa alla classifica oppure la prendete come una situazione temporanea che può anche cambiare nell'arco di qualche giornata? Può cambiare, ma dipende anche da noi come affrontiamo le prossime partite. Cioè non la prendiamo come un qualcosa, diciamo, una botta di culo, diciamo. Di sicuro ce la siamo meritata perché comunque queste partite le abbiamo vinte tutte, quindi non è che dici abbiamo pareggiato e ci è andata la botta di culo di essere primi. Comunque le abbiamo vinte tutte le partite, quindi ce le siamo meritate. Bisogna vedere se avremo la forza di reggere tutte le partite, essere concentrati in tutte le partite e giocare bene tutte le partite. Comunque sta sempre a noi. Bene, allora rimaniamo sulle altre squadre. C'è qualche squadra che temete tra le altre in particolare e c'è qualche squadra che avete visto migliorare rispetto all'anno scorso? Vabbè, che temiamo sempre le solite, comunque le team che hanno vinto, ci hanno battuto anche in Supercoppa l'anno scorso, quindi comunque li conosciamo. La Pombar, che comunque tanti anni che lo fanno, Del Mar, anche loro sono una bella squadra, il Lions. Bergvani, che sono una bella squadra, ci hanno dei nuovi acquisti, ci hanno soffiati all'ultimo minuto. E sì, no, un po' di squadre ci sono, anche quelli di stasera comunque sicuramente sono tre favoriti, nel senso si è visto che possono fare bene. Sì, poi comunque c'è da dire che avevano anche un paio di assenze abbastanza importanti, anche se hanno una rosa che gli permette anche di non subirle troppo, diciamo, eh. Ok, allora, dato che mi avete citato i McBaren, rimaniamo lì, perché comunque... Sì, sono nostri cugini, quando ci sarà la partita sarà derby. Esatto, e tra l'altro avete iniziato insieme, l'anno scorso tutte e due, avete avuto dei percorsi che inizialmente sono stati abbastanza simili, poi a un certo punto sono deviati in maniera un po' differente. E l'anno scorso in campionato loro hanno fatto meglio di voi, poi voi sul finire del campionato avete vinto la Coppa e avete svoltato. Quindi descrivetemi un po' quali sono state le tappe fondamentali della vostra crescita e poi vi chiedo se vi sentite più forti di loro eventualmente in cosa o cosa possono avere loro più di voi. Vai Anto. Le tappe è che, vabbè, comunque l'esperienza conta. Comunque andando avanti, giocando sempre, come devi giocare, i ruoli che devi avere. Come ad esempio quest'anno abbiamo cambiato, abbiamo messo Lorenzo Bertelloni, che l'anno scorso giocava esterno, quest'anno l'abbiamo messo dietro, perché ha una condizione migliore rispetto all'anno scorso e stava dando sicurezza dietro. Quindi siamo riusciti un attimino a metterci a posto come rosa, e ora siamo più quadrati. La Coppa di certo ci ha dato fiducia. Non so se avremmo avuto questa condizione quest'anno senza aver vinto la Coppa l'anno scorso. E poi comunque le vittorie di quest'anno aiutano, perché comunque vince, aiuta a vincere, quindi... L'anno scorso alla fine abbiamo vinto la prima, poi partita abbiamo perso di fila. Abbiamo vinto la prima e abbiamo perso di fila. Dopo sette partite avevamo sei sconfitte, quest'anno dopo sei partite abbiamo vinto tutto. Non è un caso comunque. Assolutamente. E a livello tattico, a parte comunque un miglioramento tecnico, perché secondo me c'è stato anche quello,
a livello anche di imprevedibilità, poi avete fatto qualche acquisto durante l'anno scorso. E cosa avete cambiato? Cosa sentite di aver cambiato, modificato più delle altre cose a livello di modo di giocare? Secondo me la cosa essenziale che abbiamo capito è il non avere fretta. Cioè, l'anno scorso molte volte avevamo fretta di giocare palla in avanti e cercare di fare i gol il prima possibile. Invece quest'anno abbiamo capito che è meglio, anzi, far girare un po' la palla, cercare di e trovare la situazione giusta per poi dopo attaccare. Secondo me quello lì è stato uno dei passi fondamentali. D'accordo. Abbiamo capito che la difesa è il nostro punto forte. Ok. Dobbiamo stare lì e poi provare a ripartire, perché comunque abbiamo i giocatori per farlo. Beh, torniamo alla domanda su McBaren, che siamo andati oltre. Quindi, rispetto a loro, come vi sentite? Cioè, loro singolarmente ne hanno... sono al completo o sono... ne hanno tanti bravi. Sì. Però bisogna vedere come, magari come si trovano poi di squadra, come riescono a giocare da qui in poi. È anche vero che dovranno avere un po' di partite per iniziare a conoscersi meglio, magari. Però singolarmente forse sono più forti. Di squadra ce l'hanno. La difficoltà non riuscire a essere sempre tutti, quindi iniziano a giocare insieme. Cioè, di squadra vedremo. No, alla fine più o meno siamo sempre i soliti, quindi comunque siamo abituati, cioè ormai ci siamo abituati a giocare insieme. Loro sicuramente hanno dei grandi pezzi, però bisogna riuscire poi a coordinarli tutti insieme, e non giocando magari sempre insieme è più difficile. Comunque vedremo poi. Tanto tra poco c'è la partita. Infatti. Li aspettiamo allora. Vediamo come va. Bene. Allora, c'è qualcosa. Vi lascio spazio per eventuali dichiarazioni individuali, anche. Rispetto a voi tre, ora Massi al momento è indisponibile, quindi intanto ti chiedo quando rientri. Agli altri due invece chiedo cosa sentono di dover fare da qui alla fine dell'anno per sentirsi migliorati individualmente. Parto io? Vai. Vabbè, allora, rientro, io spero che sia il prima possibile, perché non ce la faccio più a star fermo, ormai è da inizio estate che sono fortunato, quindi vorrei entrare il prima possibile anche per riniziare a prendere un po' fiducia col campo, sai, anche qualche amichevole magari. Però non ho ancora certezza del quando. Ora io spero che almeno in 2 settimane di riuscire a risolverla il tutto. Anche perché, ripeto, non ce la faccio più a star fermo. Vorrei tornare a giocare. Vedremo. Non posso dare nessuna certezza, perché allora, ad esempio, quest'estate gli dissi inizio la prima partita, ci sono, e poi in realtà non avevo ancora recuperato. Quindi certezze non posso dare. Purtroppo è una situazione che mi scoccia a me e a loro, perché comunque quando Leo non può, allora dobbiamo andare a cercare magari qualcun altro, capito? Se invece ci siamo sia io che Leo disponibili, è già un altro discorso, quindi è una situazione che scoccia sicuramente. Io con loro mi sono scusato molte volte, ma purtroppo non dipende da me, quindi nel senso... Cioè, neanche scusarsi. Quindi vedremo. Speriamo presto, dai. Speriamo. Io, ma singolarmente, dici, certo, ma magari migliorare un po' nella fase difensiva, e a volte anche quando abbiamo palla che ripartiamo, dare più una mano in fase offensiva. Spesso bloccato, diciamo, magari per paura di prendere gol mi fermo dietro, quindi ti spingi poco in avanti. Esatto. A volte difensiva, sì, rispetto all'anno scorso sei, sì, no, migliorato, si deve ancora migliorare. Sì, sì. Ma difensiva sull'uno contro uno o sulla collocazione tattica? Più sull'uno contro uno. Secondo me anche sulla collocazione. Cioè, io, vedendoti da fuori queste partite, secondo me sei in fase difensiva e sei migliorato molto. No, io dicevo di migliorare. Migliorare nell'uno contro uno. Cioè, effettivamente non ce l'ho mai avuto. Se sta uno che è bravo, probabilmente mi salta, nel senso, il discorso è quello. Però vabbè, si può migliorare. No? E poi ti ho detto, sì, un po' bloccata a volte. Lì è questione di condizioni fisiche, di grazie. Però vabbè, quella arriverà, dai. Antonio? Io devo riuscire a correre 10 minuti senza il rientratore. Vabbè, ma te sei rientrato voi. Sì. Dopo il crociato non è facile. Beh, certo. Sono rientrato quest'anno, ho fatto 3 partite qua. E 2. Dopo il crociato 2 devo prendere un muscolare, quindi sono fisico. Stasera come ti sei sentito? Stasera ho sentito 20. Stiamo lavorando. Bene. Ok, allora vi faccio l'ultima domanda su Sasso, che ha già vinto 2 volte il premio settimanale come miglior portiere. Un'altra volta l'ha vinto l'altro vostro portiere, quindi state praticamente monopolizzando voi e i Lions il premio.
E vi chiedo se secondo voi Sasso potrebbe vincere il premio come miglior portiere da qui a fine anno e se sentite che è il miglior portiere, Massi a parte, che ovviamente per il momento è indisponibile. Secondo me, per quelli che ho visto, però non l'ho visto tutti, ma penso di sì. Cioè, penso che sia il più forte. E quindi automaticamente penso meriti il premio. Però poi non si può sapere. No, per tutti ci sono dei grandi portieri validi, però per quello già l'anno scorso ci ha dimostrato in quelle in partite in cui è venuto che aveva vabbè, insomma. E quest'anno si è conformata alla grande, cioè comunque anche stasera abbiamo detto, comunque qualche spazio l'abbiamo lasciato e ha fatto delle grandi parate, quindi per ora è migliore di tutti. Ok, bene. Allora ragazzi, io vi faccio andare a fare la doccia anche perché vi starete congelando in pratica. E quindi ci vediamo alla prossima. In bocca al lupo e fatto piacere intervistarvi. Ciao ragazzi.